Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi vi mostrerò come ho trasformato il nostro portico da così a così. So che molti si lamentano dei video lunghi, ho provato a farlo il più corto possibile, ma è un video molto impegnativo e lungo, quindi prendi qualcosa da sgranocchiare, mettiti comodo e rilassati. D'altronde sarò io a fare tutto il lavoro sporco. Il progetto che avevo nella mia testa prevedeva: saldare le piastrine ai pali dove andranno avvitate le ringhiere, il palo dove verrà attaccato il dondolo, così da eliminare la struttura originale decisamente molto ingombrante, attaccare un pannello al muro e creare così una zona barbecue con annesso tavolino, attaccare dei portacandela al muro, pulire tutto e andare ad applicare prodotti contro le zanzare, sistemare il pavimento con del prato sintetico e delle mattonelle di legno, delineare il tutto con ringhiere e pannelli, realizzare un orto verticale, sistemare le luci, realizzare l'aiuola e infine arredare e decorare. Iniziamo con una visuale di come si presenta prima di iniziare i lavori. Quello che desideravamo ottenere era un posto in cui i cani non potessero entrare, nostro figlio potesse giocare in modo più sicuro e infine, ma non meno importante, in cui poterci rilassare e mangiare fuori. Ed ecco il palo dove andremo ad appendere il dondolo. Le piastrine dove andranno avvitate le ringhiere. E delle cerniere per il cancelletto. Infine due pali dove metteremo due pannelli grandi. Per iniziare ho pitturato tutte le cose in legno con dell'impregnante per proteggerle dall'acqua e dal sole. Queste ringhiere in particolare le ho prese su Amazon. Se siete interessati a qualche prodotto che vedrete nel video, sappiate che metterò il link sotto in descrizione, almeno di quello che ho preso online. Ho attaccato queste staffe al muro per poi successivamente metterci delle candele. Di pulire tutto, ho fatto anche i buchi dove andrà messo un pannello acquistato da IKEA che vedrete dopo. Pulito tutto, metto un prodotto contro le zanzare che non funziona. Ovviamente prima di metterlo non sapevo che non funzionasse, se no risparmiavo tempo e denaro. Anzi, se conoscete una soluzione valida contro le zanzare, scrivetelo sotto nei commenti, grazie. È il momento del pavimento. Abbiamo optato per un prato finto per tamponare fino a quando non metteremo il pavimento in ceramica. È sia bello esteticamente che comodissimo quando Leo ci gioca fuori. Ma prima di sistemarlo ho creato un composto di caffè e farina per tenere lontano le formiche. Devo dire che effettivamente finora ha funzionato. Zanzare, formiche, le gioie di vivere in campagna. Per fare il pezzo dal cancelletto al portone ho usato queste piastrelle a incastro di legno prese al brico. Mm-hmm.
Finiti tutti questi lavori, le ringhiere ormai si sono completamente asciugate, quindi possiamo avvitarle. Ho usato dei bulloni abbastanza lunghi e dei dadi autobloccanti, dopo aver precedentemente bucato con il trapano le ringhiere. Questi pannelli grandi li ho presi sempre su Amazon e li ho fissati con delle fascette. I cancelletti che vedete sono stati realizzati con materiali di recupero da mia madre che si diletta in falegnameria. Hanno qualche piccolo difetto tecnico, ma svolgono egregiamente il loro dovere. Ha anche realizzato questa struttura per fare l'orto verticale con delle pedane riciclate e delle strutture che vedrete più avanti per unire le ringhiere. Ho dato un ritocco al dondolo con dello smalto bianco nei punti dove si era arrugginito. E nel frattempo che si asciugava, ho finito di avvitare le ringhiere. Qui vedrete le strutture per unirle che ha realizzato mia madre. Per far sì che tutto risultasse più fermo e dondolasse meno, le ho fissate al cemento con delle piastre di metallo. Inizio a sistemare qualche gioco e qualche mobile e faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Attacco il dondolo e monto i paralumi. Pannello che vi dicevo prima. A distanza di mesi sono anche riuscita a trovare la mensola. Monto il tavolo che va sotto il pannello e assemblo il tutto. Thank you.
Questa cassa panca è della stessa linea, ma purtroppo non la vendono più da IKEA. È arrivato il momento dell'aiuola. Delineo i bordi con delle pietre grandi e la riempo con delle piante e delle pietre bianche. Sistemo le piante che ho preso nei vasi rettangolari e li sistemo nell'orto verticale che abbiamo precedentemente realizzato. Vi devo confessare una cosa, ad oggi qualsiasi genere di pianta sia finita anche solo per sbaglio sul mio cammino non è mai sopravvissuta. Per questo mi sono studiata un sistema che forse per la prima volta riuscirà a farle sopravvivere. Un sistema di irrigazione automatico. Ho anche comprato delle sfere di plastica che si riempono d'acqua e si mettono infilzate nel vaso. C'è scritto che durano 2 settimane, ma onestamente a me non durano più di 2 giorni, che però fanno più che comodo lo stesso. Secondo voi, a distanza di 4 mesi, le piante saranno morte o sono ancora vive? Voi che dite? Avrà funzionato? Beh, ditemelo voi! Sono così orgogliosa, mi sento di consigliarlo a tutti i serial killer di piante in ascolto. Se ce l'ho fatta io, c'è una speranza per tutti! È nata una piantina di peperoncino così a caso in un vaso. Andiamo avanti. Nelle staffe per attaccare le candele ho messo dei bulloni con la testa a occhiello, chiuse da un dado autobloccante. E ho pensato per molto a cosa avrei potuto usare per mettere le candele appese, quando girando ho trovato questi vassoi rotondi che non sono altro che delle mangiatoie per uccellini, perfetti per il mio scopo. Riguarda l'illuminazione, ho preso questa catena di lampadine che si ricarica autonomamente con il sole. Hanno anche un telecomando e si può regolare l'intensità della luce. Ogni tanto qualcuna si spegne, ma non è bruciata, semplicemente basta avvitarla un po' ed è tutto ok. Sarà il vento che le fa svitare leggermente. Devo dire che a distanza di 4 mesi funziona ancora tutto perfettamente.
caso queste due catenine luminose sempre a energia solare, che ho arrotolato lungo tutto il perimetro sulle ringhiere. Dimenticavo, queste fioriere le abbiamo fissate con delle piastrine direttamente alla ringhiera, così da essere bloccate e non cadere. Siamo giunti alla fine del video, grazie a chi è arrivato fino alla fine. Spero che anche se lungo questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto un po' di compagnia. E perché no, magari dato qualche idea per le vostre case. Ricordate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per vedere tanti altri video. A presto, ciao ciao!